Ciao a tutti. Uno dei primi insegnamenti dal Rebbe, e allora si chiamavano Werter perché erano delle parole, erano delle frasi brevi. Shema Israel, ascolta Israele. Cosa vuol dire ascolta Israele? Un ebreo sente. Ascoltare e percepire. Cosa sente? Havaye Elokeinu. Sono due nomi di Dio, uno è il tetragramma e l'altro è Elokeinu. Che sarebbe dire che la nostra forza, la nostra vita, non è una cosa naturale, è una cosa al di sopra della natura. Viene da Havaye. Havaye Echad. Hashem è uno. E un ebreo non solo recita questo, non solo lo sa, ma lo deve percepire. E Shema Israel è proprio il concetto di percepire questo. Shalom a tutti. Chiaramente, per arrivare a questa percezione, prima di recitare lo Shema, uno deve meditare sulla grandezza di Dio, su tutto il bene che Dio ti fa. E se noi guardiamo la preghiera che i saggi hanno composto, la preghiera è fatta, strutturata in maniera tale a per portarti a questa percezione. E dunque all'inizio della preghiera ci sono diverse lodi, e vediamo come gli angeli si inchinano e si lodano a Dio, eccetera. Tutto questo per farci sviluppare questa percezione. Perché è molto importante, anche per quelli che pregano in ebraico, di studiare la preghiera in italiano, così che uno sa quando recita la preghiera in ebraico, che è importante recitare in ebraico per chi è capace, ma sa cosa va dicendo, e sapendo cosa sta andando a dire puoi avere l'intento giusto. Se uno non sa, è molto difficile avere l'intento giusto. Shalom a tutti.